Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come trasformare una semplice cassettiera IKEA come questa in qualcosa di divertente e colorato per la camera dei bambini, utilizzando l'effetto lavagna bianco Shabby. Se siete curiosi di vedere come riuscirò a trasformare questa cassettiera, seguite questo tutorial. Per prima cosa smontiamo i pomelli che sono un po' bruttini. Così poi li potremo sostituire con altri più colorati e più in linea con il mobile. Ora opacizziamo la superficie del mobile con la spugnetta abrasiva. La Chalk Paint Bianco Shabby è pronta all'uso, quindi dobbiamo solo ricordarci di mescolare bene. Io la stenderò con un pennello, ma se voi preferite potete utilizzare anche un rullo, ricordandovi però di diluirla di un 10% con dell'acqua. Guardate, il nero è super intenso, copre benissimo già dalla prima mano. Mentre si asciugano i cassetti, vado a creare il colore per la struttura. In questo caso utilizzo mezzo litro di bianco naturale e una boccetta intera di colorante. Questa volta ho scelto il blu perché cercavo un azzurro intenso, quindi verso tutta la boccetta di colore nel bianco e mescolo molto molto bene. Iniziamo colorando la struttura del mobile e mi raccomando, ricordate che le pennellate devono essere brevi e non troppo stirate. Tra l'altro, Bianco Shabby è una vernice all'acqua ed ha un odore buonissimo, potete utilizzarla tranquillamente in casa. I nostri cassetti sono asciutti, quindi ora passo la seconda mano di nero lavagna. Vi consiglio di pastarne almeno 3 mani. Adesso passo la seconda mano di azzurro sulla struttura del mobile. Quindi passo a stendere la finitura in modo da proteggere bene la struttura del mobile. La nostra superficie lavagna è pronta, quindi ora possiamo sbizzarrirci con gessetti colorati e disegnini. E ricordatevi che non c'è bisogno di passare nessun tipo di finitura. Infatti, una volta che vogliamo cambiare disegnini e colori, possiamo passare una spugna bagnata e riavremo una superficie come nuova. Con lo stesso procedimento possiamo creare una porzione di parete nella cameretta del nostro bambino o anche creare delle lavagnette da lasciare in cucina dove scrivere degli appunti. E ricordatevi che l'effetto lavagna si può fare sia con il nero ma anche con gli altri colori di Bianco Shabby. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e che anche voi proverete a rifarlo a casa vostra. Se avete delle domande o dei suggerimenti, scriveteli così io vi risponderò più presto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Impara con Super Paint e seguiteci su Instagram. Ciao, al prossimo tutorial!